Sulmona non avrà un ospedale di primo livello, ma resterà ospedale di base, lo annuncia la consigliera regionale Marianna Scoccia, che ha chiesto alle forze di maggioranza di correggere la bozza della riorganizzazione della rete ospedaliera per inserire Sulmona tra gli ospedali di primo livello. Per il nosocomio dell'Annunziata è prevista la conferma del punto nascita, ma non cambierebbe la classificazione. La bozza della nuova rete regionale sarà discussa in commissione nei prossimi giorni e prevede per le 23 strutture ospedaliere della regione la seguente classificazione: 7 presidi ospedalieri di primo livello, L'Aquila, Vezzano, Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara e Teramo. 7 di base, Sulmona, Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Sant'Omero, 2 presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate, ovvero Castel di Sangro e Atessa, un piano che sicuramente farà discutere. E la prima a far sentire la propria voce è la consigliera regionale Marianna Scoccia, la quale fa il punto della situazione in un momento delicato di emergenza sanitaria per il Covid-19, contestando apertamente la bozza di riordino degli ospedali stilata dalla regione. Ricordiamoci le varie campagne elettorali che ci sono state, dove addirittura non solo l'assessore Veria, promesso a più riprese anche in quinta commissione che Sulmona sarebbe diventato ospedale di primo livello, ma ricordiamoci anche i vari big nazionali, dalla Meloni a Salvini e via dicendo, che sono venuti sul nostro territorio a dire che non ci sarebbe stata mai la chiusura dei piccoli ospedali, ma che soprattutto Sulmona sarebbe diventato ospedale di primo livello. Beh, oggi è il momento della verità. Io quello che chiedo è che finalmente si faccia chiarezza, che i rappresentanti del nostro territorio, insieme alla maggioranza regionale, quindi alla Lega e a Fratelli d'Italia, dicano finalmente la verità a tutti i nostri cittadini, che Sulmona resterà ospedale di base.